Il quartiere più italiano di Buenos Aires nasce intorno al 1830, nelle vicinanze del Riachuelo, uno dei tanti fiumi navigabili che si gettano nel Rio della Plata. Quello che prende il nome di Rio della Plata è una vasta area tra l'Argentina e l'Uruguay, l'estuario dei fiumi Uruguay e Paraná, una specie di imbuto lungo 290 chilometri e largo 220, quando incontra l'Oceano Atlantico. La Boca è il piccolo porto naturale di Buenos Aires, a 2 chilometri dal centro della città vecchia. Un quartiere di casette colorate con gli avanzi delle vernici delle navi, ambiente di artisti, portuali, prostitute, emigranti, malavita e ritrovi notturni. I primi immigrati italiani che vi si stabiliscono sono liguri, uomini dediti alle costruzioni navali e alla navigazione fluviale. Quella marittima è praticamente l'unica via utilizzata per gli scambi. La ferrovia arriverà molto tempo dopo. Possiamo quindi immaginare il fermento in quei decenni sul Rio della Plata, un grande crocevia di popoli e culture, dove ognuno parla la propria lingua. Africani, europei, indios, creoli. In questa Babele, unica al mondo e irripetibile, solo un linguaggio risulta universale, quello del corpo. Quel linguaggio che, come la musica, accomuna tutti i popoli del mondo. Cento anni prima, ondate di schiavi africani hanno popolato per più di un secolo l'America Latina, lavorando nelle immense piantagioni. E ora stanno lentamente scomparendo a causa delle guerre, ma anche delle epidemie. Lasciano però in eredità, prima che la cultura africana venga annientata dalla dominazione spagnola, il loro ritmo candombe, che gradualmente negli anni si fonde con le musiche importate dall'Europa e con quelle locali, la banera, la payada e chissà quali altri meno conosciute. Con il passare degli anni e la scomparsa degli schiavi africani, il tessuto sociale si evolve. Le varie culture e tradizioni etniche si ritrovano a convivere nei quartieri detti orija, destini comuni di disperazione e tristezza, ma anche di speranze e aspirazioni.
Da questa miscela si sviluppa un grande processo creativo. Alla metà dell'Ottocento, a La Boca vivono circa 700 italiani. A fine secolo sono oltre 20.000. Non sono più solo liguri. Troviamo anche napoletani, pugliesi, siciliani, veneti, lombardi. Il porto sul Riachuelo dà a tutti lavoro. Le attività fioriscono, le navi diventano sempre più grandi. La Boca diventa anche la culla del Cangenghe. Il Cangenghe si sviluppa attraverso i decenni e mantiene buona parte delle sue radici africane. Viene ballato da creoli e immigrati e quando spariscono i neri si trasforma in tango rigliero. È il ballo più diffuso a Buenos Aires a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e si balla in modo burlesque e divertente, molto spesso anche fra uomini. Fino agli anni 20 il Cangenghe non viene accettato nelle sale da ballo. Resta relegato nei bassi fondi. Si balla perciò per le strade, sugli sterrati, sui suoli sconnessi, dove capita. Solo successivamente la città si interesserà a questo ritmo, portandolo nelle milonghe. Gli avvenimenti economici e politici, però, portano l'Argentina in un momento storico difficile. Il ballo viene dimenticato. Quando faticosamente il paese emerge dalla crisi, si ricomincia a ballare. E negli anni 40 il tango vive il suo periodo d'oro. Il Cangenghe, però, sembra dimenticato. Il tango si fa sempre più elegante. Gli anni Ottanta vedono la sua espansione internazionale. Il Cangenghe resta solo di pochi, di chi lo porta nel cuore. Quelle stesse persone decidono di ridargli vita e tutta la considerazione che merita. Nasce così a Buenos Aires il MOCA, il movimento culturale del Cangenghe argentino. Quel ballo dimenticato, con la sua forte musicalità, riprende vita e torna a risplendere. Thank you.
Da questa porta Carraia, che si chiama Attimo, comincia all'indietro una via lunga, eterna. Dietro di noi è un'eternità. Così parlò Zarathustra. L'Alfa e l'Omega, i due fiumi del futuro e del passato, si incontrano in cascate senza fine.